Cari consiglieri, penso di principio a nostra seduta, vorrebbe che noi pensessimo a giornalista maltese assassinata la settimana scorsa. Il pluralismo e la libertà di stampa sono una condizione dell'esercizio della democrazia. Da isolani, da europei, da difensori della democrazia, vi domanderà di osservare un minuto di silenzio in memoria a Daphne Caruana Galizia. E la nostra società di informazione, ogni giorno un cifro ci spiega come lo ha un mondo, trasporto, turismo, numero di notte, numero di ordinatori in casa e dei volini in mano. La pubblicazione degli ultimi cifri di disimpiego e di PIB di Agorsica ci invitano a riflettere, analizzare indicazioni contraddittorie. A tempo che lo cresce il PIB di Agorsica di maniera tremenda, di boi 30 anni, cresce di noi il disimpiego e la precarietà di maniera spaventata. Ci leggo per manco. 5 ragioni. Un modello di sviluppo che si è impadronito di Agorsica. L'assenza di presa in conto delle nostre specificità geografiche, demografiche e fisiche per via di un silenzio di un Stato in conto al nostro progetto di statuto fiscale sociale. La linea antisociale di un Presidente Macron che pensa che inquadrare l'indennità di licenzio sarà capace a liberare i reclutamenti. La debolezza dei dispositivi d'accompagnamento quando l'uomo conosce una rompitura scelta o paduta in vita. Un cambiamento di funzione, di un statuto e di un nostro rapporto al lavoro per via di conseguenze di un disimpiego di massa di 70 e oggi giorno per via di una rivoluzione tecnologica. Primo punto, un modello di sviluppo di Agorsica. Tutto turismo in certi luoghi, BTP e grandi magazzini fuori di GDA, conducono alla precarizzazione di una parte maggiore di Agorsi. Abbiamo visto in l'attualità l'esempio di conflitto sociale in De Carrefour, Compio e Risera. Pur un lavoro, un parabio da povertà, non permette mica di trovare un tetto a buon patto per la sua famiglia e di far fronte a tutte le spese di un quotidiano. Voglio salutare, custi tutto l'impegno di la soci e di iso benevolenti a pro di la solidarietà e di la fratellanza. So valori di la nostra isola che ci tocca sostenere, pur se non esimo qui per cacciare a miseria o bisogno per via dell'impegno e dei risultati delle nostre istituzioni. Avremo da qui a poco un'istituzione nuova, voglio dire una volta di più, dopo la deliberazione della nostra assemblea, dopo lettura della legge, di uso destro e di uso spirito che l'ufficio pubblico di la Lodio di Gorsica Sultana un po' mica esse staccato dall'insieme dell'azione sociale di la futura collettività unita di Gorsica. Secondo punto, per cambiare di modello economico e sociale, cioè la cambiare regole, senza parlare di un vasto ideato storico con il BEI, ne parleremo abbastanza oggi. L'articolo 174 di un trattato dentro il funzionamento dell'Unione Europea riconosce diritti a Agorsica. La seconda legge montagna di dicembre 2016 riconosce anche diritti che ci tocca sbucinare i domini di la salute, dell'educazione, dell'istituzione, di un sociale e dell'economia di noi. Di in suo quadro che naemo da diventare un progetto di statuto fiscale e sociale, per Agorsica, malgrado il silenzio di governo non l'affare di un nostro paese. Più girga la nostra isola, più bego i frastorni
di più più ego gi vrastorni di nostri anziani so diventa di nostre forze e nostre risorse. Più giro mondo, più bego spunta soluzione per i nostri luoghi e a nostra gente. Piemo l'esempio di un mare. Ci aeremo da costruire una vera strategia in mezzo a bene, ma riconosciamo tutti che lo già rega scialli e piegge economia e benestà. Con le tecnologie nuove ci rega anche l'elettricità e domani può essere una contribuzione sicura all'indipendenza energetica di Agorsica con produzione senza emissione di diossidio di carbone. So sti basucci a cambiare il nostro modello sociale e societale. Terzo punto, Agorsica un'amica conosciuta e 30 gloriose come in altro. La sua modernizzazione è giunta in ritardo, certe volte troppo in furia e di maniera sgalabata, e tanto che la Bavaria non riesce da un modello francese. Quando Gorsi furono convinti che ci voleva essere francese per via di la sua prudenza, ma questo modello non c'è più, ed è da noi. Senza andare lontano nell'attualità, il diritto di un travaglio, come lo venne a essere tramutato si pochi tempi dal presidente Macron, mi pare un corpaccio di più, molto più quando un si dà mica tutti i mesi ai traiatori d'essere divesi e accompagnati lunga sua vita. A questo punto i giovani avranno tutti i barretti impieghi nella sua carriera. Tutti, a sapemo. Non siamo mica qui per diventare un anziano modello inventato un altro, siamo qui per interrogarci non la società di domani, siamo qui per portarci risposte erdite noi. E rompidura in da vita, ognuno ne può conoscere per via di salute, di una spiccatura, di un licenzio, di una olia di gambia. Certe volte sono opportunità e certe volte sono malanni. Credo che durante questa corta mandatura abbiamo aperto spazi noi, bistigato soluzioni, ancora un dibattito pubblico come un rivenuto di Oasa con Marco De Basquiat, o dispositivo territoire zero chômeur de longue durée con l'anziano deputato Laurent Grandguillaume, a carta ritirata per i trasporti e che sarà messa in ballo fino a non so la fine di l'anno, oppure a carta per l'impiego locale. Di rompidure di avida ne volemo va a trampolini da Zarta più in su. Penso qui, per esempio, a un microcredito non ta uguale a emo travagliato e che può aiutare a creazione di imprese. Spero che la prossima Assemblea di Gorsica potrà sviluppare e mettere in ballo tutti questi progetti. Quinto punto, infine, il cambiamento in lavoro. Quello esatto. Ognuno ne dà la sua divisione personale. Ognuno sceglie la sua maniera di campare. Il rapporto al lavoro ha da conoscere mutazione maggiore. A ci spiega Sébastien Simoni, in un breve rapporto non un numerico che l'ha documentato e che l'ha rimesso il mese scorso. Su documento l'ha domandato all'Assemblea di Gioventù da che la si impadronesse di queste questioni. E tecnologie hanno da studiare e da creare impieghi a Buzef. Portano soluzioni nuove, come un crowdfunding capace di aiutare progetti di tutte le mamme. La rivoluzione è da noi, ma le sue conseguenze sociali sono davanti. In suo contesto mondiale e locale, credo che la nostra corta mandatura ha quantunque portato a Gorsica un cammino di sviluppo economico. Lo sviluppo non si rivolge mica a indicatori misinchi, di una visione comune, di un progetto collettivo, di una strada aperta. Andiamoci insieme. Ringraziamo.